Bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro Aperi News dedicato allo sport. Oggi, nonostante ancora l'estate sia un po' lontana, anche se qui da noi in Sicilia le temperature sono molto molto gradevoli, ci proiettiamo e parliamo di uno sport tipicamente estivo, ma scopriremo a breve che ci si prepara anche in inverno e la stagione poi comincia anche prima dell'estate. Parlo del beach volley, uno sport bellissimo praticato sulla spiaggia, uno sport che forse in pochi sanno non appare soltanto quando ci sono le Olimpiadi, ha diciamo tante possibilità di essere visto e di essere praticato. Detto questo, sono un po' a disagio, ora capite perché, perché loro sono altissimi, quindi li ho fatti sedere così cerco di essere alla loro altezza e abbiamo qui accanto a me Gerald Ndrekai, si dice così? Sì, giusto. Perfetto, spero di non sbagliare, lui è di origine albanese ma è catanesissimo e Franco Arezzo, il tuo nome è più facile. Sì. Ciao ragazzi, con loro parleremo di beach e parleremo di un progetto che si chiama Top Team. Chi lo spiega? Chi ce ne parla sinteticamente? Cerchiamo di capire che cos'è, cerchiamo di capire e spieghiamo a chi ci sta guardando che il beach, come dicevo prima, non è soltanto l'Olimpiade o comunque la grande manifestazione, c'è tutta una stagione, ci sono delle stagioni, ci sono dei campionati, ci sono dei percorsi. Certo, assolutamente. Allora, intanto il progetto nasce grazie a Franco principalmente, perché mi ha fatto appassionare tantissimo questo sport. Sì. Già io 2 estati fa avevo iniziato comunque a giocare per il puro piacere. Voi provenite entrambi dalla pallavolo al chiuso, sì, questo è chiaro, la base è quella. Io l'anno scorso ero a Castellana Grotti in A2, quando a gennaio più o meno, se non sbaglio, mi è arrivata la chiamata di Franco che mi diceva: Bento. Così, testuali parole, Beddo. Beddo, che ne dici se iniziamo un percorso insieme? E io all'inizio... Ma tu beach non l'avevi mai fatto? Oppure sì, l'avevi fatto, okay. Però sono, diciamo, più inesperto rispetto al mio socio. Quest'estate abbiamo fatto un grandissimo percorso di crescita personale. Sto vedendo anche delle immagini. Sì. Che ci hanno portato a essere appunto campioni regionali sia in Sicilia che in Calabria. Abbiamo fatto anche delle tappe World Tour, questa qua, quella di Messina. Ok. Poi quindi avete partecipato ai campionati regionali siciliani e a quelli calabresi, sì, ok. Anche al campionato italiano proprio nazionale. E lì com'è andata? Lì è andata bene, abbiamo fatto un 5º posto a Catania. Facendo tutto un giro di 3 giorni full partite. Ad un pelo dalle semifinali. Sì, perdendo contro i campioni in carica attuali, Benzi Bonifazzi. Che poi ci può stare, va. Ci sono, sì, e poi siamo andati a Cerro Marino a fare un 9º posto. Poi durante l'estate è nata l'idea sempre più che insieme potevamo fare qualcosa di grande, di importante. E mi ha convinto principalmente la società Masterball e lui a restare qua per appunto poter sviluppare questo progetto che si svilupperà negli anni, si spera. Franco, ci racconti anche tu qualcosa, dato che poi parte da te a questo punto. Sì, è un po', diciamo, il contributo viene da tutti quanti. Ora, la Masterball, la scelta di Gary, il nostro allenatore, Dario Giuffrida, la new entry come team manager Nunzio Currenti, che salutiamo, che salutiamo, collega e amico, e ringraziamo. Sì, l'idea è quella di fare beach volley anche in inverno, perché il beach volley è uno sport in grande espansione, è sempre più, diciamo, necessario allenarsi, non è più il dopo pallavolo come si faceva una volta, no? Si giocava, ecco, a pallavolo in inverno e poi si giocava a e poi d'estate si andava sulle spiagge e si faceva il a giocare a pallavolo sulla sabbia. Sì. Ora il beach volley si sta sviluppando proprio come uno sport a parte e quindi c'è la necessità di prepararsi e di allenarsi. E noi stiamo facendo questo nell'ottica di migliorare i risultati ottenuti, di confermarci e di migliorarli ovviamente. Magari, certo, l'obiettivo principale sarebbe quello di ottenere un podio al campione italiano. Poco a poco, a poco, sì, certo. Che è una cosa che non succede da
ho 16 o 17 anni, una roba ragazzi, questo progetto che è bellissimo, anche perché poi dicevi bene, non è che puoi improvvisamente improvvisarti, scusate il gioco di parole, arriva l'estate e mi metto a giocare, devi prepararti, saranno. È chiaro che se vuoi, se vuoi ambire ad alti livelli, io immagino che i vostri colleghi di beach che poi partecipano per l'Italia alle Olimpiadi fanno quello tutto il tempo, probabilmente, anzi sicuramente. Sì, sicuramente. Sì, full time. Dico, questo progetto prevede anche magari nel futuro una scuola beach, l'apertura ai ragazzi, la voglia cioè di farli partire, non so se è possibile, la scuola già c'è. Direttamente dal beach più che dall'indoor. Sì, sì, ma già sì. La scuola c'è, ci sono corsi avviati, una società solida che negli anni è cresciuta sempre più, considerando che partecipa anche al campionato italiano per società, che è un circuito invernale nel quale partecipa appunto la società, che poi arriverà al culmine a Bibbione, dove ci saranno le finali. E noi l'anno scorso siamo partiti con 200 persone a seguito, e l'anno prima erano, non lo so, molte di meno, quest'anno saranno 300, cioè comunque è un movimento sempre più in crescita. In grande espansione. Sì, sì, no, sì. Lo dico, magari c'è qualcuno che ci sta ascoltando, qualche ragazzo, qualche bimbo anche, che vuole affacciarsi alla pallavolo, però preferisce il beach e dice magari parto direttamente dal beach. È possibile, è fattibile. Sì, assolutamente. Assolutamente. Si possono anche fare entrambi. Facendo pallavolo, diciamo, il fare pallavolo ti consente poi di un giorno di cambiare per il beach volley e viceversa. Però sì, il beach volley è uno sport, non dico a pari livello, ma in espansione. E raccogliamo anche ragazzi che vengono ad allenarsi alla Masterball che fanno solo beach volley, e molti sono ragazzini, molti sono giovani, e molti sono anche in gamba. Vi faccio una domanda che vi avranno fatto certamente altre volte, però mi interessa anche per spiegare a chi ci sta guardando le differenze, a parte il terreno, cioè sabbia e campo indoor, quali sono le differenze? Il beach volley si gioca in due o si gioca anche, ho visto anche partite in quattro ogni tanto. Quello è il sand volley, quella è un'altra cosa, è una cosa diversa. Sì. Il beach volley in due, ecco. Sì, sì. Il beach volley in due, le differenze quali sono? Che semplicemente, a differenza della pallavolo, magari se ti sta andando male qualcosa non c'hai l'allenatore che ti cambia, ti butta fuori, quindi non, cioè, o la soluzione la trovi da solo oppure perdi l'incontro, comunque perdi la partita, perché è uno sport molto più mentale anche rispetto alla pallavolo, e comunque devi stare sempre sul pezzo. Diciamo che non puoi essere sostituito. Esatto. Non puoi essere sostituito. Poi tocchi sempre la palla, cioè un continuo toccare la palla, a differenza della pallavolo che magari ti capita di toccare la palla due o tre azioni, poi dopo un po' non ti alzano. Voi dovete toccarla necessariamente. Sì, per forza. In ogni azione sei coinvolto. E vi chiedo anche che tipo di sintonia ci vuole, che tipo di sintonia poi nasce tra i due partecipanti, gli unici due componenti della squadra, cioè o si è in sintonia oppure non si va da nessuna parte. Assolutamente sì. Sì, sì, perché comunque sei una coppia a tutti gli effetti, nel senso anche fuori dal campo bisogna essere compagni, appoggiarsi, magari in campo nelle situazioni un po' più difficili, l'altro sprona di più il compagno in difficoltà. Diciamo che deve esserci un rapporto di molta amicizia, veramente sono molto legato al mio socio. Qua. Bisogna volersi bene. Già il fatto che lo chiami socio vuol dire che comunque c'è un legame. Franco, volevo sentire anche te. Sì, sì, no, la scelta, la richiesta, come ha detto Gary, è stata mia nei suoi confronti. Poi lui non ha esitato. Ecco, allora raccontami perché l'hai scelto. Perché hai deciso di chiamare lui? Io provenivo da una stagione estiva all'interno della quale ho avuto l'onore di giocare con un ex campione d'Italia che è Paolo Ficosecco, che ringrazierò sempre per questa bella esperienza. La stagione successiva, quindi quella scorsa, 2023, volevo mettermi in gioco con un'idea a lungo termine e anche con un compagno del territorio. Ho pensato subito a Gary. Perché mi sono sempre trovato bene con lui quando in passato ci siamo trovati insieme e contro sui campi da gioco della pallavolo, perché so che è un ragazzo a cui piace lavorare, perché ha un enorme potenziale anche sulla sabbia e lo ha dimostrato la scorsa stagione, e sono certo farà lo stesso questa e le prossime. È giovane, ha tanto da imparare, ma
ha un potenziale enorme. Dico, sei giovane anche tu, nel senso, sì, c'hai, sì, quanto, 31 anni, giusto? 31 anni. Lui ne ha 25, 24? 24. Ma 31 anni lui sulla carta d'identità, però, basta. Perché parla da veterano? No, perché comunque sta bene, si allena come se Ah, quindi è più giovane, sì, ok, sì, ok. Biologicamente sì. È più giovane, è più, dico, 31 anni si è giovane, io che ho 40 allora mi devo andare a nascondere. No, no, allora Lucio Currenti, che peraltro è qui davanti a noi e ci guarda, si deve andare totalmente a nascondere. No, no. Siamo ancora giovani, siamo ancora giovani. Allora, fra poco vi chiedo anche di quello che succederà. Prima però voglio fare una domanda riguardo alle strutture, che... Sì. Sono una problematica, nel senso che non è facilissimo trovare dei campi di beach dove allenarsi. Voi avete la fortuna di avere un circolo dove potete allenarvi, che vi sponsorizza peraltro anche, ma non è così semplice, non è così scontato, e credo che su questo qualcosa va migliorata. Sì, assolutamente. Diciamo, le strutture principali del nostro territorio sono due. Peraltro noi, scusatemi, le spiagge ce le abbiamo, e come, magari bisognerebbe aprirle anche d'inverno, esatto. dato che le temperature permettono. Esatto. C'è gente che in giro da tutto il mondo, per potersi allenare a beach volley, si organizza e va a Tenerife, ci si incontra, sì, tutti lì, e si allenano tutti quanti perché il clima lo permette. Noi anche abbiamo, esatto, noi spesso scendiamo a mare, andiamo a giocare anche d'inverno, in autunno, in primavera, anche a gennaio, cioè potremmo, però i lidi sfruttare. Sono chiusi, normalmente, dico, la vostra base sono i lidi della sì, playa, d'inverno sono chiusi, c'è una battaglia, ma questa sarebbe un'altra puntata su un altro argomento, per destagionalizzare, ma ancora siamo un po' lontani. No, per il resto ci alleniamo nelle strutture che sono... Noi ci alleniamo al Kaioka, che si trova a Gravina di Catania. Sì, che è un circolo di tennis. Di tennis, padel, beach tennis e beach volley. Okay. E approfittiamo dell'occasione per ringraziarli per la loro ospitalità, perché per noi sono fondamentali, perché ci permettono di allenarci tutto l'anno. Al chiuso vi allenate? Al chiuso, ok. All'interno di un pallone, riscaldato, okay, insomma, ci troviamo benissimo. Però certo, le strutture mancano. Le strutture mancano. Due strutture sono poche. Troppo poche. È volato il nostro tempo, però vi devo chiedere cosa succede a breve, perché la stagione è cominciata o sta per cominciare, giusto? Sta per cominciare. Il primo appuntamento ufficiale nostro sarà il 9 maggio, più o meno. Andremo a Madrid a partecipare a un Pro Tour Futures, che è una tappa internazionale alla quale parteciperanno coppie provenienti da tutto il mondo, quindi okay, per noi è una cosa bellissima. Sì. E poi ci sarà, ci andate per vincere? Certo, ci andiamo là per vincere, ovviamente. Poi ci sarà Bibbione, la finale del campionato italiano per società, okay, 7, 8 e 9 giugno, e poi inizierà il campionato italiano nazionale, alla quale intendiamo partecipare per più tappe possibili. Vai, Franco. E anche altre tappe internazionali nel frattempo, sì, all'interno del calendario. Polonia, Estonia, e stiamo valutando la possibilità di andare in Grecia, e alcune sono italiane. Battipaglia, Messina, Cervia. Quindi tanta carne al fuoco, sì, per quest'estate, dove ricordiamo ci saranno anche le Olimpiadi a Parigi. È un sogno. Sì, che uno lo deve tenere, è giusto? Certo. È difficile, è, almeno per quest'anno è quasi impossibile, anzi quasi praticamente impossibile. Ormai è impossibile. Però nella vita i sogni vanno mantenuti, cioè uno li deve avere, non si può sapere mai. Assolutamente, cioè, noi siamo due sognatori, puntiamo in alto e poi dove arriveremo lo stabiliremo tra qualche anno. E non mi rimane, ragazzi, che farvi un enorme in bocca al lupo, complimenti. Grazie. Per questo progetto, per questa avventura. Lo dico a chi ci ascolta, se i vostri figli vogliono fare beach, si può fare tutto l'anno, portateli, perché è uno sport veramente molto molto bello. Grazie Jerry, grazie Franco, grazie a Lucio Currenti, e grazie a voi che ci avete seguito. Io vi auguro buon proseguimento e ci vediamo al prossimo appuntamento con la Peri News.